Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi parleremo di Clip 4 JBL, un prodottino molto ma molto buono. È una cassetta Bluetooth dove per l'appunto potete ascoltare le vostre canzoni preferite via Bluetooth. Vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda l'acquisto su Amazon e anche vi lascio in descrizione le caratteristiche tecniche più specifiche. Adesso andiamo ad aprire la confezione e vediamo come si comporta. Bene, all'interno della confezione troviamo la nostra cassa, la metto qua, il nostro cavetto Type-C, le istruzioni. Vi ricordo che potete trovarle anche in colorazioni differenti, non solo nel colore camouflage. Ci sono diversi tipi di colori, quindi quello che vi piace di più. Perché si chiama clip? Si chiama clip per il semplice motivo che, vedete, ha una asticella che vi permette di aprirla e quindi andare direttamente a clipparla in un punto particolare dove volete andare ad agganciarla. Mi viene in mente, volete un ombrellone? Lo potete clippare sull'ombrellone. Avete una staffa particolare dove poterla inserire in giardino che volete ascoltarla? Con questo potete farlo. La potenza sua è di 5 watt RMS, quindi una buona potenza. Il peso è più o meno di 240 grammi, quindi non pesa tantissimo. Vi ricordo che non ha microfono, quindi qui le telefonate non potete farle né rispondere direttamente alla cassa, e anche non ha un ingresso AUX, quindi nell'eventualità che voi abbiate un lettore MP3 o un qualsiasi altro tipo di aggancio jack, non avete la possibilità di sfruttarlo, ma solo ed esclusivamente via Bluetooth. Come le altre prodotti JBL, trovate anche i pulsantini al di sopra, quindi più volume, meno volume, play e pausa della canzone, il pulsante di accensione e sotto l'attivazione del Bluetooth. Oltre a questo vi ricordo che la sua batteria è da 3,8 wattora, la riuscite a ricaricare più o meno in 3 ore con un alimentatore da 5 volt a 500 mAh. Oltre a questo la sua autonomia è di stimata di 10 ore, su per giù, quindi non perfettamente 10 ore ma fino a 10 ore, e ha come autenticatore anche del suo tipo di trasmissione Bluetooth delle certificazioni quali A2DP, AVRCP. Questo cosa mi permette di fare? Certi televisori, per essere agganciati via Bluetooth uno speaker o una cuffia, hanno bisogno alle volte di questo tipo di certificazione. Quindi se il vostro TV che ha la possibilità di poter trasmettere in Bluetooth, quindi non ricevere ma trasmettere, e volete agganciarci una cassettina tipo questa di JBL, qua avete la possibilità di poterlo fare se questo è il protocollo di trasmissione. Quindi dovete andare a controllare che la vostra TV che trasmette, ripeto, ha la possibilità di andare a sfruttare con uno di questi due protocolli. Il pulsante di accensione lo troviamo qui nel fianco, come sotto troviamo il suo indicatore Bluetooth, che sarebbe questa versione qua. Vado direttamente a premerlo, lampeggia in alto il suo dispositivo di accoppiamento e emette il suo suono. Vado a prendere il mio telefono, vado ad attivare il Bluetooth, per l'appunto rilevo la clip, ci clicco sopra, associo, il suono è stato effettuato, quindi vuol dire che effettivamente la cassa si è agganciata. Adesso vado su un brano di YouTube, ok, non copyright sound, quindi NCS. Il suono risulta comunque caldo per essere piccolina, di questo genere. Ha anche dietro una specie di antiscivolamento, quindi se la mettete su una superficie lei resta ben incastrata, e la funzionalità, ripeto, della clip è molto molto utile anche per agganciare su uno zaino. Le dimensioni sono 86x134x46. Questo è il quanto ragazzi, anche il fantasmino di Pac-Man approva, quindi io vi ringrazio e vi saluto, alla prossima, ciao!